Buongiorno, oggi il mio faccione all'aperto. In realtà il programma di questa mattina era tutt'altro. Volevo, dopo una consulenza, mettermi al computer a continuare a lavorare su quello che è il nuovo videocorso del metodo Comprocasa, che sarà ricco di esercizi, esempi pratici, documenti spiegati. Però mentre tornavo a casa, sono nel parcheggio, in macchina partecipavo alle discussioni di un gruppo, uno dei pochi gruppi che frequento su Facebook, dove ci sono degli investitori immobiliari che si confrontano. Investitori immobiliari o presunti tali. C'è un ragazzo che in un post dichiarava la sua felicità per aver acquistato un immobile a detta sua a sconto, cioè pagando il 45% in meno del prezzo richiesto. E direi ottimo. Poi faceva due domande nel post. La prima domanda, vabbè, non entriamo in merito. La seconda domanda che faceva lui è se era possibile scrivere in atto una dichiarazione sua sul fatto che ne era a conoscenza che l'immobile che sta acquistando non è provvisto di certificato di agibilità. Al che questo consiglio della parte dell'agente immobiliare col quale sta facendo questa transazione ha scatenato qualche commento. Io ho commentato che comunque, se proprio vuole acquistare questo immobile, cosa che io non farei mai con questa dichiarazione di consapevolezza dell'assenza di questo certificato, al massimo quello che puoi fare, se proprio vuoi acquistare con questo sconto, è accertati che questa casa abbia tutti i requisiti necessari affinché tu possa, dopo, da proprietario, richiedere e soprattutto ottenere il certificato di agibilità. E tra le varie risposte e commenti ce n'è stato uno che ha pubblicato un link di un articolo di un blog di un notaio, del quale non voglio fare il nome, e questo articolo del blog spiegava quali erano i pericoli che si corrono nel momento in cui si acquista un immobile sprovvisto di certificato di agibilità. Quindi spiegava un po' di giurisprudenza, un po' di legge, ma la cosa che mi ha, spinto a fare questo video è a un certo punto dell'articolo questo notaio scrive che, quindi dichiara che comunque in un arroggio di compravendita il notaio è scaricato da ogni responsabilità, il notaio non è dovuto a fare tutte le verifiche del caso, non lo dico io, l'ho scritto lui, sto riportando quello che ha scritto lui, magari in descrizione ci penso, ti metto il link dell'articolo, ma è giusto che magari tu lo vada a leggere. Mo il notaio si incazzerà, ma comunque gli faccio traffico, quindi non penso. Quindi leggi a metà articolo dove lui dichiara che il notaio è scaricato da ogni responsabilità, il notaio non può fare le verifiche per le parti che si compravendono l'immobile, soprattutto non le può fare per motivi di competenza. E quindi sono rimasto, a bocca aperta che un notaio, garante della compravendita come pubblico ufficiale, dichiari questo. È vero che non ha le competenze, comunque si potrebbe organizzare in qualche modo per dare delle garanzie. Io penso sempre a quelle persone che mettono sul piatto per l'acquisto di una casa, che magari è l'acquisto più importante della loro vita, mettono sul piatto i risparmi di una vita. Comunque per dare una caparra, che è il 20% del prezzo d'acquisto almeno, devi mettere sul piatto bei soldini. E poi non basta, devi comunque accollarti un mutuo, un debito quasi vitalizio, 30 anni, 20 anni, 30 anni con una banca, e quindi per i prossimi 20-30 anni una vita di sacrifici per pagare il mutuo. E che succede? Che ti accorgi magari che la compravendita non è andata bene, cioè c'è stato qualcosa che non è stato verificato, non è stato visto, tu ti rivolgi al notaio, che quel giorno ti ha fatto firmare l'atto, e ti dice dovevi guardarlo tu hai firmato un rogito e magari su quel rogito c'era scritta la famosa frase che chi acquista casa con il metodo proprio non la fa scrivere, cioè quella, sarà capitato di leggerla, la parte acquirente dichiara di aver trovato di suo gradimento l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Wow! Con quella frase lì
hai scaricato da ogni responsabilità il notaio. E ti ha detto con quella frase: se non ti sei fatto le verifiche per conto tuo, cavoli tuoi. Quindi, quello che io continuo a ripetere è che chiunque può essere autonomo al 100% nel fare tutte le verifiche. Io non dico e non sto dicendo che ognuno che acquista una casa deve fare un corso accelerato per diventare un geometra, un architetto, un ingegnere, un avvocato, no. Posso garantire che ci sono delle fasi di verifica, a parte le fasi di ricerca, di mappatura, di controllo, di metodo, come fare una visita efficace per vedere 4 o 5 immobili al giorno, però al certo punto, quando si è deciso che la casa è quella, voglio acquistare quella, cioè le verifiche ognuno le può fare per conto proprio, ognuno se le può fare in completa autonomia e non c'è da diventare geometri, ingegneri, architetti. Poi magari in casi particolari ci si può avvalere del tecnico di fiducia, ma con il tecnico di fiducia si parla del problema, non si dice al tecnico di fiducia trovami se c'è un problema, quello lo puoi fare tranquillamente tu. Io non so se hai letto il libro o se hai mai fatto consulenza con me, ma chiedi a qualcuno che ha fatto consulenza con me. Io non sono il tecnico di fiducia, io non mi propongo come tuo tecnico di fiducia, io mi propongo come tuo, come dire, assistente, in modo tale che io possa controllare che tu applichi il metodo e segua le fasi del metodo nella maniera più corretta. Però è impensabile che dopo l'aver acquistato una casa e aver tirato via dalle tasche i risparmi di una vita ci si sente rispondere da un notaio che non è colpa sua, non doveva fare lui le verifiche. Lascio a te i ragionamenti su questo video, lascio a te i ragionamenti su questo post e sullo scritto del notaio soprattutto, e ti invito comunque a seguire assiduamente, se tu hai deciso di acquistare una casa sia per investimento, vuoi provare a fare degli investimenti, sia perché vuoi acquistare una casa per te, a seguire questo blog, il mio blog luigilardi.it, datti una letta al libro Il metodo compro casa, e se non hai voglia di leggere né il blog né il libro, mi impegnerò a pubblicare con costanza video su questo canale, perché voglio rendere pubblici dei consigli e degli esercizi pratici, come per esempio quello che metterò sulla visura catastale. E quindi iscriviti a questo canale, ti arriverà una notifica, e la notifica sicuramente, ti prometto che sarà un video che a te sarà molto utile per evitare qualche inconveniente, tipo andare a far causa a un notaio che ti risponderà non era colpa mia, non è colpa mia, non era compito mio. Quindi è compito tuo, continuo a ripetertelo. E mi raccomando, preparati, perché comunque in ballo ci sono i risparmi di una vita. Al prossimo video, quindi la visura catastale, vedremo come tirar fuori da una visura catastale delle informazioni e cosa farne di queste informazioni. Quindi gli altri si limitano ad averla, noi ci adoperiamo per capirla, leggerla e tirar fuori delle informazioni dalla visura catastale, come il video della planimetria catastale. Ti saluto e ci vediamo presto. Ciao!